perché lei, come Leonardo, è stato uno che ha sperimentato molte cose moderne e ci ha dato indicazioni, strana cosa, che ha saputo farne una scuola. È strano, perché insegnare l'arte è la cosa più complessa che si possa immaginare, perché non si può insegnare l'arte. Ma lui ha dato indicazioni, un po' come Leonardo, indicazioni utili al comportamento, all'essere dell'artista. E nel caso del filo, questi quadri qui, ma io ce l'ho, posso fargli vedere altre cose, io ce l'ho tanto di questi quadri col filo. Beh, e questo è comportamento, non è progetto, né programma. È un atto dell'esistenza, capito? L'atto dell'esistenza è già contenuto, non ha bisogno di che lo forzi. La mente non riesce neanche a immaginare cosa c'è nel nostro intimo, se noi lo lasciamo agire come si deve. È una formazione, un'educazione se vuoi, ma con il 2 più 2 fa 4 non ci riesce. Dunque lasciamo che noi ci educhiamo nel comportamento. E Klee ci ha insegnato anche questo, che si può migliorare senza tenere conto della matematica. Ma lui la sapeva lunga anche sulla matematica, ma capiva che non era quello il problema. E per cui la qualità dell'opera e le strutture che non sono due più due, sono geometriche, ma strutture della coscienza, del gesto, dell'atto. E dentro di noi, capito? Bisogna farlo uscire fuori. Ecco, lui ha insegnato bene, secondo me, pur dando delle formule mai le ha date, ha dato comportamenti, indicazioni. E dunque il caso del balletto. Io ho voluto dimostrare che un quadro così si può farlo anche da due ballerine. Dobbiamo arricchire la nostra immaginazione. L'immaginazione è il motore dell'arte. Io l'ho sempre sostenuto. Però si può dire, ma l'immaginazione può dire, no, attenzione, distinguere dalla fantasia, in un'altra faccenda. Bucarelli, io ero amico della Bucarelli. Bucarelli diceva, la fantasia è oziosa, l'immaginazione è operosa. L'immaginazione richiede l'azione, richiede il fare. La fantasia può fare a meno anche. Basandosi su questo è stato sempre un po' io ho insegnato molti anni anche agli istituti d'arte, dicevo, no? Artistica, eccetera. Però mi sono sempre basato sull'immaginazione, arricchire il giovane l'immaginazione. Come? Ecco, questa chiacchieratina così, che cos'è il movimento? Non è un movimento meccanico delle fotogrammi cinematografiche. È quella del noi, che oggi lo vedo così, poi tra un minuto si sposta, poi si succede, c'è tutta una relazione. Questa è la totalità dell'essere, non schematizzarla a livello programmatico, così, capito, meccanicistico. È l'esistenza. Il gesto dell'artista è totalizzato.